una presa d'atto di un comportamento schizofrenico di una maggioranza parlamentare alla Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica, ma alla quale non corrisponde una maggioranza politica unita in un'idea di costruzione dell'Italia e in un'idea di rilancio dell'Europa. E mi permetto di dire che se ci avessero ascoltato di più in queste settimane o con più onestà intellettuale, tutti avrebbero capito che in realtà noi, ponendo dei nodi politici sul tavolo, stavamo dicendo esattamente questo, e cioè l'enorme contraddizione di votare contro un programma e poi candidarsi a guidare il programma contro cui si è votato. E questa contraddizione oggi in qualche modo è esplosa in due aspetti. La commissione von der Leyen è molto più debole di qualche mese fa e chi governa l'Italia in questo momento si è diviso nel voto, in uno dei voti più importanti della legislatura.